conosce troppo poco, visto che egli ha partecipato alla grande svolta che si è prodotta presso Vienna. Egli è stato in realtà un santo universale e nella cerchia familiare è sempre stato considerato una delle maggiori personalità. Inoltre noi abbiamo sempre mantenuto, come per il passato, il suo nome e se si osservano i nomi di famiglia si troverà sempre che c'è anche un Marco da Vienna. Io ricordo per esempio che anche nella cappella della mia prima comunione nel 1914 a Reichenau c'era un ritratto di padre Marco da Vienna. Lei è un parlamentare europeo. Padre Marco da Vienna è stato visto come uno tra i promotori di una qualche unità europea, sia pure in funzione antiturca. Si può parlare di un'attualità di padre Marco da Vienna e della sua visione politica? Genau das. Schauen Sie, es ist jetzt überhaupt so, dass in ganz Europa diese gewissen großen Figuren. Proprio vero. Si osservi come stia accadendo in tutta Europa che queste grandi figure che hanno costruito l'Europa oggi godano di una nuova vita ed esercitino un nuovo influsso. Come lo dimostra, anche se non ha a che fare direttamente con Marco da Vienna, la realtà della ripresa dei pellegrinaggi a Santiago di Compostela, il grande santuario del Medioevo. Ciò avviene anche per padre Marco da Vienna, che svolse la propria attività di predicatore in tutta Europa. Come si possa dire che egli ha fatto avanzare l'Europa, è interessante anche dal punto di vista della lingua, poiché la sua predicazione veniva recepita ovunque, anche se egli parlava nelle più diverse aree linguistiche. È stato uno degli uomini realmente decisivi per riportare al cristianesimo l'Europa centrale, poiché con la liberazione di Vienna e con ciò che ne è seguito, egli ha realmente contribuito a far divenire questa regione danubiana ciò che più tardi è stata. Si può vedere un'attualità in questa collaborazione, pur restando in campi differenti, tra l'esponente di una religione e l'autorità di uno Stato o di più Stati? Si osserva come sia artificioso separare troppo i diversi aspetti della vita e quindi molto meglio collaborare, come ha fatto padre Marco da Vienna, che rimanere un monaco, un signor monaco, e non poter far altro. O per un politico, dover rimanere solo nel campo della politica senza poter attingere alcun suggerimento dalla Chiesa. Per i nostri tempi potremmo, per esempio, riferirci a Robert Schuman, che benché appartenuto a un determinato ambiente, è stato uomo di profonda religiosità e non si potrebbe in alcun modo considerarlo in veste di monaco. In una parola, padre Marco ha soltanto vissuto questa giusta collaborazione che dovrebbe esistere tra religione e politica. Egli non ha cercato di dominare la politica e la politica non ha cercato di fare un cattivo uso della religione, ma si è trattato di una sana collaborazione su un piano di parità. Era già Austria molto prima che lo Stato austriaco esistesse. I sindaci di Pordenone, di Aviano, di tutto il Friuli, grande attesa. Nessuna speranza, noi conosciamo la Chiesa. Attendiamo questa beatificazione da 300 anni.
ma il Papa non nomina nemmeno una volta a Padre Marco e non va nemmeno ad Aviano. Attenzione, ci siamo. Arriva. The president arrived in a military cargo plane from Macedonia. There he saw firsthand the human effects of the war in Kosovo during a visit to a refugee camp. His trip to Aviano was a way to thank the men and women who brought the war to an end. In 79 days you did prove that a sustained air campaign under the right conditions. In 79 giorni ho dimostrato che la nostra aeronautica può fermare un esercito terrestre. Le forze serbe si sono ritirate. A proposito, quasi con un secolo di ritardo, avanza l'indicibile concetto della pulizia etnica, come se i trasferimenti forzati e le stragi di massa avessero qualcosa in comune con la pulizia. Because of what you have done in Kosovo, because of the role this base played in Bosnia. You have repeatedly put your lives on the line to save the lives of innocent civilians and turn back the tide of ethnic cleansing. Some 4,000 military people and their families crowded the hangar as the president spoke, hearing him through much of the speech, especially one line. Now we're going home. And many of the 4,000 people deployed to Aviano aren't going home. After 79 straight days of flying around the clock. Non ha mai visto o visitato Aviano e probabilmente non ha mai sentito parlare di Marco D'Aviano. Il vescovo emerito di Concordia, Sennen Corrà, è presente. Padre Venanzio, giovane di 90 anni, tiene la predica. Egli è vice postulatore nel processo di beatificazione di Padre Marco. Egli è uno di quei predicatori dell'ordine cappuccino che non hanno bisogno di essere compresi perché il loro messaggio venga capito. Apposto dell'atto di dolore che ci